A 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali, Torino continua a fare memoria di quella che è una cicatrice ancora molto presente sulla pelle della città. Sì, Torino è una città che è molto presente in questo momento con una serie di manifestazioni ed eventi che ricordano gli 80 anni dell'emanazione delle leggi razziali. Questo viene fatto con particolare intensità oggi a 80 anni di distanza, mentre dobbiamo dire che negli anni precedenti poco è stato fatto per ricordare questi eventi e quando sono stati presentati lo sono stati in maniera estremamente edulcorata. In realtà furono provvedimenti gravissimi che espellevano i cittadini ebrei dalle università, dalle scuole, dai posti di lavoro pubblici, dalla maggior parte dei posti di lavoro privati e poi con una minuziosa normativa tra decreti, leggi, circolari che miravano a privare gli ebrei veramente dei diritti. Quindi dalla negazione dei diritti si passerà poi dopo l'8 settembre del 1943 con l'intensificarsi della persecuzione, alla deportazione e ai campi di sterminio da cui moltissimi poi non fecero più ritorno. E quindi queste leggi in realtà isolarono e indebolirono la popolazione ebraica, i cittadini ebrei italiani e costituirono le condizioni perché poi la deportazione potesse avvenire. Ecco, i documenti presenti in questa mostra raccontano un po' quella che è la banalità nel male, cioè la burocrazia, il tenere conto di ogni singolo bene, quasi astraendosi da quello che era l'effetto poi sulle persone. Sì, raccontano proprio questo. Devo dire che è una mostra importante questa, che tra l'altro segnalo può essere anche visitata non solo nella sede di Piazza Bernini 5, ma anche online sul sito della Fondazione 1563 per l'arte e la cultura. Ed è una mostra che dà conto proprio di questa minuziosa applicazione dei sequestri che le GELI, cioè l'ente di gestione e liquidazione dei beni immobili degli ebrei, fece affidandola per Torino al credito fondiario dell'Istituto di San Paolo. Devo dare atto che se dopo 80 anni vengono aperti per la prima volta molti archivi, la Compagnia di San Paolo questo lavoro l'ha già fatto 20 anni fa, perché questi archivi sono stati aperti per le ricerche, in particolare sotto la direzione del professor Fabio Levi negli anni 90 e pubblicati in un primo volume nel 1998. E quindi 20 anni fa la Compagnia di San Paolo ha iniziato questo lavoro che oggi viene seguito con l'apertura di altri archivi, penso in particolare a quello dell'Università di Torino, che su questo ha allestito una mostra molto importante e significativa che si può visitare nel Palazzo del Rettorato di Torino.